può finire soltanto con tante assoluzioni. Questo non lo meritiamo noi, non lo merita i nostri cari, ma soprattutto non lo merita l'Italia. C'è bisogno veramente del coraggio di prendere una decisione chiara e forte. Sono 7 anni che aspettiamo. Il primo grado di giudizio ci ha lasciato tanta amarezza e tanta delusione. Adesso con l'appello, il secondo grado, speriamo che, non dico venga tutto ribaltato il primo grado di giudizio, però che sia più consono alla realtà, perché là sono 29 persone che cercano giustizia e noi lotteremo fino alla fine proprio per avere giustizia e far riposare in pace queste vittime che non meritavano di fare quella fine. Questa mia figlia Jessica Tinari, l'unica figlia che avevo, e quindi puoi immaginare in che stato d'animo siamo. A me mi hanno tolto tutto, non sono più padre, non sono mai nonno. Quindi si può immaginare in che stato d'animo sopravvivo giorno per giorno. Noi genitori, il dolore, l'ho detto prima, è scolpito, l'immagine loro, di mia figlia in particolare, è scolpito addosso a noi, ma il dolore, quello non passerà mai, né se condannano tutti, né se li assolvono tutti. Purtroppo noi, oggi se avremo una sentenza a nostro favore o a nostro sfavore, così come è stata l'anno scorso, per noi non cambierà niente, usciremo sempre sconfitti, perché purtroppo i nostri figli non ci stanno più.